Adesso siamo partiti con altre sperimentazioni. La sperimentazione di prima fase che è partita adesso a Pisa è una sperimentazione vecchia, bisognava partire con una seconda fase. Noi dobbiamo partire con un presupposto di analisi. Io ho sentito prima l'onorevole Marcucci che ha parlato di Pavia e si è casualmente dimenticato di Mantova. Glielo ricordo, Mantova è quella che ha ruolato in prima fase più pazienti, è quella che ha la maggiore esperienza, è quella che a fianco a Pavia ha creato questo tipo di trattamento italiano che ci hanno copiato in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto endorsement dalle ambasciate di mezzo mondo e non bisogna vergognarsi se in questa opera meravigliosa c'è anche Mantova, una città che sta dando lustro all'Italia intera, lustro alla Lombardia. Dobbiamo esserne orgogliosi, dobbiamo capire che questo vuol dire che la nostra rete ospedaliera è fantastica, che può esprimere delle grandi menti, delle grandi personalità, senza invidie. Io mi sarei aspettato che Istituto Superiore di Sanità e AIFA mi contattassero, non me personalmente, ma contattassero la mia azienda, il mio ospedale, che è l'ospedale Carlo Poma. Io non ho mai sentito nessuno, e questo è avvilente quando ti contattano altre istituzioni del mondo, molto più importanti di Istituto Superiore di Sanità, molto più importanti di AIFA, che in questo caso, tra l'altro, trattandosi di un emocomponente, ha molta meno coinvolgimento rispetto alle sperimentazioni sul farmaco. E io mi auguro che prima o poi possa essere invitato in questa sede anche a parlare delle sperimentazioni AIFA sul tocilizumab, perché anche lì, essendo principal investigator per la mia città, qualche cosa da dire ce l'ho. Sono stato attaccato moltissimo in queste fasi per tantissimi motivi. L'ho fatto unicamente per i miei pazienti, perché quando la sera vado a dormire sono più sereno, sentendo che i pazienti a cui noi abbiamo inviato il plasma stanno meglio. Qualcuno non ce l'ha fatta perché era molto grave, ma l'avevamo preventivato. E perché Pisa? Non lo so. Sono sconcertato da questa decisione e sono sconcertato nonostante il fatto che stamattina, leggendo la stampa, il presidente Rossi, il presidente della Toscana, abbia minacciato di querelarmi. È una cosa gravissima, la politica che vuole ammutolire la scienza. E non lo so perché Pisa, e secondo me qualsiasi città lombarda andava bene. Se voi dovete fare un intervento di cardiochirurgia, a chi affidate il vostro cuore? A chi ha esperienza o chi esperienza non ce l'ha? E non venitemi a dire che il motivo è perché la Toscana si è organizzata meglio della Lombardia, perché qua stiamo parlando di protocolli scientifici, guidati da scienziati, non certo di manovre politiche o non certo di procedimenti politici. La scelta era univoca, era Pavia che doveva diventare principal investigator dello studio, non ci sono dubbi. Il professor Baldanti e il professor Perotti erano loro che dovevano condurre questa sperimentazione, perché sono loro i padri principali di questa sperimentazione, e secondario il professor Franchini. Io mi metto da parte perché non voglio nessun merito. Io sono stato l'idraulico che ha utilizzato questa terapia, convintamente, ma i meriti vanno dati a chi ai meriti, lo voglio dire chiaramente. Pisa non è all'altezza, ma non perché non siano dei bravi sperimentatori, ma perché la maggior incidenza di casistica è in Lombardia, che è rimasta addirittura fuori fino all'altro ieri da questa sperimentazione, che ha coinvolto 5 regioni che non sono state colpite dal coronavirus. Questo è l'unico motivo. È ovvio che ci sarà un motivo perché Istituto Superiore di Sanità e AIFA abbiano deciso di affidare a Pisa questa sperimentazione, tra l'altro che Pisa non è riuscita ad arruolare nella prima fase. Ce lo spiegheranno e io sarò prontissimo ad accettarne le spiegazioni, ma che non mi vengano a dire che ci sono motivi scientifici, perché così non può essere, non può essere. Secondo la scienza televisiva, io sono andato contro la mia volontà in televisione, in tutte le trasmissioni, persino a quella delle casalinghe, per spiegare bene cosa stavamo facendo a Pavia e a Mantova. E mi trovavo di fronte a uno tsunami,
eravamo relegati alle 23:50. L'unica puntata che ha iniziato a scardinare qualcosa è stato Petrolio, che ci ha fatto un servizio bellissimo, ma che è andato in onda alle 23:40. Mentre noi vediamo in prima fascia il solito virologo che si è permesso di dire tutto il contrario di tutto e probabilmente anche pagato dalla RAI. Su questo sarei molto interessato a saperlo, perché uno scienziato che viene pagato non è uno scienziato credibile. La scienza deve essere gratis. Io dal primo momento in cui sono partito con questa sperimentazione ho chiuso la libera professione con un danno enorme dal mio punto di vista, ma è giusto che sia così, perché la scienza deve essere gratuita. Noi dobbiamo dare scienza ai cittadini, questo è il nostro ruolo, e non dobbiamo aver paura delle querele, non dobbiamo aver paura, perché noi siamo dei missionari in questo, i missionari della scienza, e prima o poi la ragione verrà. Secondo punto che volevo analizzare è quello della un po' più clinico, finalmente, quello che giustamente la senatrice Binetti mi chiedeva, ovvero ci saranno degli esiti in questi pazienti? Noi stiamo avviando degli studi di follow up, perché questi pazienti sono stati colpiti duramente da questo virus in modo destruente e molti di questi svilupperanno delle fibrosi polmonari. Ci dirà il tempo il consolidamento o la reversibilità di questi quadri polmonari. Quello che posso dirvi io è che a pelle, prendetela con le pinze, ma a pelle, i pazienti che hanno fatto il plasma hanno meno esiti a livello polmonare degli altri. La terza domanda più frequente è stata: c'è plasma per tutti? Il plasma noi l'abbiamo utilizzato in guerra e adesso che siamo ancora in guerra dobbiamo avere le banche del plasma, ma se qualcuno mette dei dubbi sulle donazioni fa un danno non soltanto ai donatori ma fa un danno al paese. Per questo io mi sono scagliato contro tutti quelli che hanno posto il minimo dubbio nella sicurezza e nei controlli che vengano fatti durante le donazioni. È una follia mettere questi dubbi ai cittadini. Il nostro sistema di donazioni è il più sicuro al mondo e questo vale anche per il siero iperimmune. Quindi se noi facciamo le banche del plasma, siccome i guariti sono di più per fortuna degli ammalati, potremmo potenzialmente avere tanto plasma per curare. Ma la scienza deve andare avanti, non si deve fermare. Per cui laddove ci sarà la possibilità di sintetizzare a partire dal plasma umano qualche cosa che ci può aiutare, noi non siamo mica contrari. È come non siamo contrari al vaccino, anche se ci vorrà molto tempo per avere un vaccino sicuro, perché un vaccino fatto in 3 mesi io non me lo farei mai. Il vaccino è qualcosa che previene ma non cura. Per cui abbiamo bisogno di qualcosa che ci fa prevenire una malattia. Ma chi non vuole farsi vaccinare e rischia di ammalarsi, come avviene normalmente nelle epidemie influenzali, beh, lì dobbiamo avere un'arma. E in questo momento l'unica arma che è un proiettile magico è il siero del paziente convalescente. Non ce ne sono altre. Per quanto riguarda le caratteristiche del ricevente, il ricevente è l'ammalato. Noi abbiamo trattato i pazienti, come vi dicevo prima, con insufficienza respiratoria, ma perché l'abbiamo deciso noi. Quello che abbiamo osservato è che trattando i pazienti troppo gravi il siero iperimmune funziona di meno. Lo sanno benissimo i nostri colleghi rianimatori che ci dicono: ma a noi non funziona così bene come a voi. È ovvio che sia così. Quando il danno è consolidato non esiste terapia, ma questo succede in tutto il campo sanitario. Noi dobbiamo evitare che i pazienti arrivino in rianimazione, e nella nostra terapia semi-intensiva in rianimazione sono finiti solo 6 pazienti su 160. Per quanto riguarda le caratteristiche invece del donatore, chi può donare? Il paziente guarito, a prescindere dal tipo di malattia che ha avuto.
non è che il paziente che si è ammalato in modo grave abbia un plasma iperimmune più immunizzante rispetto a chi si è ammalato in forma lieve. Non è così. Il problema è quanti anticorpi neutralizzanti il virus ha quel determinato donatore. Ed è per questo che noi facciamo su tutti i donatori questo test, che si chiama test di neutralizzazione. Andiamo cioè a vedere quanto è attivo il plasma del donatore rispetto alle cellule contaminate dal virus e vediamo le diluizioni di questo siero. E abbiamo deciso nel nostro protocollo, ma per pura convenzione, che l'attività andava bene se il siero aveva un'attività antivirale in una diluizione di 1 a 160. Ma io vi devo dire che ho utilizzato anche sieri meno concentrati di immunoglobuline e abbiamo avuto dei risultati positivi, quindi bisogna stare un po' cauti anche in questo caso qua. Per quanto riguarda il percorso che bisogna fare per istituire le banche del plasma, ma quello è un discorso cui deve aiutarci la politica. La politica deve fare la sua parte in questo, perché noi dobbiamo fare gli scienziati. La politica deve coordinare, la politica deve intervenire. Io non sono un veneto, ma devo dire che Zaia ha già fatto un percorso di implementazione delle donazioni, ha persino fatto dei clip che ha mandato in giro in tutta la regione. Va bene così. Regione Lombardia si sta adoperando. Bisogna creare delle banche centrali del plasma, cioè dei centri che hanno più esperienza nel produrre e nel processare il plasma, che siano d'aiuto. Noi mantovani abbiamo aiutato molti ospedali. Per quanto riguarda la scienza, i protocolli di ricerca che ci sono in essere, sono molti ormai i protocolli sul plasma iperimmune. È per questo che dico, secondo me, con tutti i protocolli di ricerca che sono partiti nel mondo, c'è quello della Mayo Clinic che arruolerà 50.000 pazienti, ma cosa volete che sia uno studio di seconda fase che arruolerà 500 pazienti? Quando ormai lo studio pilota, il nostro studio pilota, è già stato concluso. Allora sì che quelle risorse potevano essere utilizzate per fare altro. Ma vi pare che un medico di campagna debba inventarsi di creare a Mantova un centro di ricerca insieme al suo ospedale? Ma il ministro della salute non avrebbe dovuto chiamare Mantova e Pavia, sederci attorno a un tavolo e dire come procediamo? È questo in un paese normale che succede. Mica si va a fare una sperimentazione alternativa contro. La scienza è una. Non esiste colore nella scienza. Non c'è nessun motivo per mettere gli scienziati uno contro l'altro, che è quello che adesso vogliono far cadere su di me. Io che mi sono adoperato unicamente per far passare il plasma contro tutti. Contro tutti. E adesso tutti salgono sul carro del plasma. Benissimo, io non sono geloso. Nessuno di noi è geloso. È la soddisfazione che ha il centro di Pavia, è la soddisfazione che ha Mantova, che tutti usino il plasma.